I miei ricordi. E i miei ricordi della Costa Azzurra risalgono a quando avevo 6 anni. Rammento la ferrovia. Passava davanti a casa, con il mare sullo sfondo. In certi momenti pareva che il treno uscisse dal mare o che mi si dovesse tuffare. Poi ancora la strada di Antipa, tutta piena di rose. In vita mia non ne ho più viste tante tutte insieme. L'odore doveva certamente essere inebriante. Spero che la ferrovia sia sempre lì e che siano rimaste anche le rose, che sono ancora il modo più piacevole per decorare una strada. E c'era un carpentiere norvegese che cantava dalla mattina alla sera. Che meraviglia! Quelle immagini, quei profumi, quei suoni. Già dall'infanzia, dunque, Debussy era attratto dalle sensazioni visive, olfattive, una costante di tutta la sua produzione musicale, così come era molto attratto dal mare. Un mare molto amato pochi anni prima anche da Baudelaire, poeta che a metà 800, per tanti aspetti, apre la stagione di quell'arte simbolista decadente che ha in Debussy uno dei suoi massimi esponenti. Spesso la musica mi porta via, come fa il mare, sotto una volta di bruma o in un vasto etere. Metto vela verso la mia pallida stella, petto in avanti e polmoni gonfi come vela. Scalo la cresta dei flutti accavallati che la notte mi nasconde. Sento vibrare in me tutte le passioni d'un vascello che soffre. Il vento gagliardo, la tempesta e i suoi moti convulsi sull'immenso abisso mi cullano. Altre volte, piatta bonaccia, grande specchio della mia disperazione. Per lungo tempo non volli studiare quelle che consideravo delle sciocchezze. Poi mi resi conto che dovevo almeno far finta di studiarle, se volevo terminare il conservatorio. Studiai dunque, ma continuando tutto il tempo ad andare sempre a finire nelle mie piccole scoperte armoniche. Ed ecco i ricordi di un compagno di conservatorio. Una testa arruffata apparve nello spiraglio della porta. L'allievo che entrò e si sedette al piano era già l'uomo che sarebbe diventato. Dal piano ci giunsero brontoli cromatici che imitavano autobus, gruppi di quinte e ottave consecutive. Tutte le note della scala diatonica suonate secondo disposizioni fantastiche. Serie brillanti di arpeggi che facevano contrasto con trilli suonati con le due mani su 3 note per volta. Per più di un'ora ci tenne affascinati attorno al piano, con la sua testa arruffata che s'agitava costantemente mentre suonava. Infine il sorvegliante irruppe nella stanza per mettere fine alla nostra lezione. Debussy, per lui, era un pericoloso fanatico e fummo pregati di andarcene. La missione di Debussy al concorso per le Prix de Rome mi preoccupa molto. Gli hanno assegnato una cantata che non è minimamente pane per i suoi denti. Che ne potrà mai fare? Alle spalle di altri compositori c'è Massenet, mentre Debussy non può contare quasi su nessuno per valorizzare la sua cantata. Che cosa può diventare questo enfant prodigue?
Tuttavia la cantata gli valse il primo premio e la critica parlò di un compositore dal grande avvenire. Ha osato cercare il colore stesso della poesia. Già da questa testimonianza possiamo percepire in che cosa consista la novità della musica di Debussy, contraddistinta da una piena adesione alla poetica della sensazione. Non conta più tanto la forma di un brano musicale, quanto piuttosto le successioni di accordi nuovi, evocativi, che acquisiscono il senso di un colore. Inoltre, viene data importanza allo sfumato, cioè ai giochi di piano e pianissimo, e non più ai contorni netti. Anche questo in analogia alla pittura di quegli anni.